Ciao ragazzi, benvenuti di nuovo qui a casa con Chef Cuomo. Oggi facciamo una nuova video ricetta. Allora, vi presento un mix. Oggi facciamo un orzo con patate, anduia e cozze. È un misto, il classico riso cozze e patate barese, c'è l'aggiunta dell'anduia calabrese e la base di patate alla napoletana. Vi presento molto velocemente gli ingredienti: patate, cozze, prezzemolo, orzo, pomodorino piccadilli tagliato a concassè, scalogno tritato e anduia. Per esigenze di tempistiche, per non fare un video molto lungo e logorroico, alcune preparazioni le abbiamo già anticipate. Procediamo subito con il resto delle preparazioni. Olio evo, abbiamo già detto l'altra volta che noi usiamo un ottimo olio evo casareccio, essendo insomma di una zona produttrice di olio. Vado ad aggiungere subito lo scalogno che abbiamo precedentemente integrato. Allora, qui le scelte possono essere varie e tutte opinabili e contestabili. La classica pasta e patate, nella quale io sono cintura nera visto che provengo da origini napoletane, viene fatta con sedano, carote e cipolla. In questo caso, visto che ci dobbiamo abbinare del pesce, ho optato per lo scalogno. Diciamo che la cosa è molto varia, l'importante è la tecnica, poi i gusti sono variabili. Allora, una volta rosolato lo scalogno, aggiungiamo le patate che abbiamo precedentemente tagliato a cubetti, ma quello che vi dico, non vi fossilizzate tantissimo sul taglio preciso delle patate, nel senso che non stiamo facendo una ricetta con me, ma stiamo facendo una ricetta piuttosto popolare, sicuramente con degli intrecci abbastanza carini. E l'unica cosa che dobbiamo stare attenti è alla grandezza delle patate, nel senso che dobbiamo farle tutte più o meno uguali in modo che si cuociano bene, o meglio univocamente tutte nello stesso modo. Però ripeto, non vi fossilizzate a fare dei cubetti precisi oppure a contestare vari tipi di tagli, stiamo sempre facendo una cucina popolare e mediterranea. Aggiungiamo gambi e foglie di prezzemolo per dare un buon profumo. Abbiamo optato per il prezzemolo, queste sono sempre le mie interpretazioni, eh? Io ho optato per il prezzemolo perché sto facendo una ricetta a base di verdure e pesce, ok? Ma nella classica pasta e patate o in qualsiasi altra preparazione va benissimo anche il basilico, il timo, il rosmarino, quello che più vi piace. Questa è la mia interpretazione. Aggiustiamo le patate di sale. Ce lo ricordiamo, sì, il mulinello, mi raccomando. Abbiamo visto la scorsa volta. Ottimo pepe macinato al momento. Cerchiamo di non far attaccare tanto le patate sul fondo, anche se sicuramente il risultato sarà più buono. Però come ho detto l'altra volta, e quando andiamo poi a deglassare con l'acqua, con un vino, con qualche cosa, il risultato risulterebbe molto più scuro. A me piace sempre un colore molto chiaro, abbastanza limpido. Aggiungiamo acqua fredda. Altra chicca, ricordatevi sempre, tutto quello che è sottoterra, acqua fredda, tutto quello che cresce sopra la terra, acqua calda. Andiamo a coprire le patate e le lasciamo in cottura per 20-25 minuti. Allora, passati i nostri 20 minuti, le patate sono cotte, quindi abbiamo già la base delle patate. Che cosa facciamo? Io nel frattempo ho messo a bollire una pentola con dell'acqua e ci vado a mettere l'orzo. Perché questa scelta? Voglio cuocere l'orzo per la sua metà della cottura in dell'acqua, in modo che tira fuori un pochettino di amido, altrimenti tra l'amido delle patate e l'amido dell'orzo verrebbe una cosa troppo spessa, troppo collosa. Va molto bene perché sicuramente è una cosa molto legata, però risulterebbe troppo stretta. Quindi io faccio mezza cottura in acqua, scolo e finisco la cottura all'interno delle patate. Da questo momento in poi contiamo 10 minuti. Spegniamo anche la cappa, sennò i rumori ci invadono, e continuiamo la cottura dell'orzo con le patate, il suo brodo. Perfetto. Continuiamo la cottura ancora
per 10 minuti. La cottura del nostro orzo sta continuando e ci andiamo a mettere un pochettino di anguia. In questo caso andiamo a piccoli passi, perché ad aggiungere facciamo in tempo, a togliere no. Il sentore dell'anguia deve essere sempre una cosa delicata, nel senso che il piccante ci deve essere persistente, ma non deve essere dominante. Si comincia a percepire il profumo dell'anguia, che dà una nota grassa, una nota interessante, una nota buona. Allora, una volta che diciamo il brodo delle patate si comincia a restringere, ci aiutiamo con il brodo delle cozze, che comincia a dare sapore. Ok, perfetto, abbiamo aggiunto il liquido delle cozze che darà il suo sapore alla preparazione. Abbiamo aggiunto il brodo delle cozze, ma non i frutti, perché come ben sapete, se mettessimo i frutti in cottura per i prossimi 5-6 minuti diventerebbero secchi e asciutti. Infatti, non ve l'ho detto, ma le cozze sono state precedentemente aperte a sodè, nel senso che sono state aperte con un soffritto di olio e aglio e gambi di prezzemolo, messe giù, coperte con il coperchio e fatte aprire. Non appena si sono aperte, le ho ritirate e sgusciate, lasciandole molto umide. L'uso del coperchio è molto importante, perché come ben sapete, e se non lo sapete ve lo dico io, i molluschi e le conchiglie si aprono a 100 gradi. Oh, mi raccomando, pronti via dietro alle tastiere con questa cucchiarella di legno, criticatemi. Uso questa qui perché mia nonna mi ha insegnato che con i legumi, con le minestre, la cucchiarella di legno è il top. Sarà pure poco igienica, ma non c'è problema, me la mangio io la minestra. Abbiamo quasi raggiunto la giusta densità della nostra zuppa. Io la chiamo zuppa minestra, nel senso che è un piatto che non è propriamente in brodo, è fatto da un liquido abbastanza legato, che poi lo vedete quando lo andremo ad impiattare. Quindi, giunti quasi a cottura e alla giusta densità, andiamo ad aggiungere le cozze. All'interno della preparazione non ho messo il pomodoro per due motivi. Il primo è che andremo a guarnire il piatto con del pomodoro fresco tagliato con cassè, in questo caso, come detto prima, un pomodoro Piccadilly che abbiamo marinato con dell'aglio e dell'olio e del sale. Ci andiamo a mettere questo pomodoro perché dà una nota di freschezza al piatto. Cosa importante e che a me piace tantissimo è tagliare i pomodori alla stessa grandezza della preparazione. Siamo arrivati a fine cottura. Abbiamo raggiunto la giusta densità e adesso ci approssimiamo ad impiattare. Andiamo ad impiattare. Abbiamo scelto un piatto nero. Lo sentite dalla telecamera, no? Spettacolare. I pomodori che vi ho già raccontato prima, e delle cozze a mezzo guscio che ci siamo tenuti in caldo all'interno del liquido per due motivi: uno perché sono rimaste calde e l'altro perché non si sono asciugate.
nostro piatto è pronto. Questa video ricetta vi è piaciuta? Metteteci un bel mi piace e condividete. E come vi dico sempre, per tutti i miei riferimenti, per qualsiasi informazioni, in descrizione trovate tutto quello che vi serve.